Mi chiamo Sabrina, ho 40 anni e sono una geometra. Mi chiamo Maurizio, ho 43 anni e faccio l'operaio. Ci siamo conosciuti nel 92 alla stazione di Firenze e dopo poco tempo ci siamo fidanzati, avevamo più o meno 20 anni. Nel 2000 ci siamo sposati, decisi a mettere su famiglia. Quando abbiamo provato ad avere dei figli ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava e dopo vari controlli abbiamo scoperto di non poterne avere. A quel punto abbiamo deciso di fare la fecondazione assistita. E per una donna è difficile tutto il percorso che uno fa. Ogni volta che ti arrivava il ciclo, no? Era una sconfitta e quindi era un pianto. Dura davvero, cioè anche se ci ripenso ora. Ora io l'ho superato come cosa, però se ripenso a momenti che ho passato e che ho fatto passare a Cassavina. Alla fine a Maurizio gli ho detto basta, dobbiamo fare, cioè io preferisco essere una mamma di cuore anziché una mamma di pancia e quindi adottiamo dei bambini. Dopo aver fatto la domanda d'adozione, dopo un anno più o meno abbiamo ottenuto il decreto, dato il mandato. Poi la nostra associazione ci ha chiamato. Ci hanno detto c'è un bimbo di colore che vi aspetta in Russia. Io e mio marito ci siamo guardati 3 secondi e già sapevamo la risposta. Misha viene da San Pietroburgo e ha praticamente vissuto per tutti i primi 4 anni all'interno di un istituto. Noi volevamo 2 figli, anche Misha voleva un fratellino, ce l'ha chiesto più volte, quindi abbiamo deciso di fare una seconda adozione. Nel 2011 è arrivato Nicolà. Nicolà aveva 2 anni e mezzo quando siamo andati a prenderlo in un orfanotrofio in Repubblica Democratica del Congo ed era stato trovato a Goma dalle suore in stato d'abbandono, probabilmente orfano di guerra. Finalmente ora siamo una famiglia, la famiglia che abbiamo sempre voluto. Però purtroppo qualche problema ce l'abbiamo anche noi. Misha, quando eravamo all'istituto, siccome era tanto tranquillo, buono, io a mio marito gli ho detto certo siamo stati veramente fortunati. Appena siamo usciti da quel cancello è venuto fuori il finimondo. Testardo, cioè lui parte, lui se ha un'idea lui la fa e non gli puoi dire di no perché lui si arrabbia. Misha. No. Misha, no, non è un gioco le forbici. Sì. Offende, sbatte piedi, urla. No. Passi sopra il coso fornello. Stavio. Poi prende a male parole, soprattutto me. E lui? Misha. No. No. Se no è no. Misha, no, non è un gioco le forbici. Sì. Nicolà è tutto l'opposto. È il cocco un po' di tutti. Quanto bene ti voglio, dammi un bacio. Da lui in Toscana si dice sa come portare cappello. Però Nicolà è un gran lagnone. Basta. Mamma, no, Misha. Poi presi ad uno sono anche gestibili. Il problema è quando sono insieme. E te mi hai detto, mem non me ne frega niente. E io ti ho tolto il pallone. Sì, ma passami un po'. Passami un po'. Credo che abbiamo assolutamente bisogno. Voilà. Il naso
bello cicciottello e le orecchie su o giù, come vi piacciono a voi. Pronti? Dai. Abbiamo veramente bisogno di voi, altrimenti siamo del gatto. È come non ascoltare l'appello di un papà così dolce. E che si preoccupa così tanto per la moglie. Una famiglia costruita con tanto impegno merita tutto il nostro aiuto. Sono assolutamente d'accordo. Poche ciance. Corro io in Toscana. Papà Lucia! Buongiorno! Buongiorno! Come va? Bene. E tu chi sei? Io Mishi. E tu? Nicola. Adesso sapete cosa succede? Io vi guardo, però voi dovete far finta che io non ci sia. Vediamo un po' se siete capaci. Comincia la mia osservazione. Non faccio in tempo a tirar fuori quaderno e matita che i due bambini cominciano a dare sfogo alla loro vivacità. Miscia, poi alla fine qualcuno dei due piange come sempre. Sì, sì. Miscia, vi state male poi alla fine. Basta! Miscia, non esagerare, va bene? Ma si sta giocando. Sabrina richiama per primo Miscia, che essendo più grande, secondo lei dovrebbe capire di più. Ma bisogna porci un po' di attenzione. Miscia, ho detto basta. Perché, come tutti i fratelli maggiori, gli viene addossata una responsabilità che di fatto non compete. Ma mettetevi le scarpe, Nicolà, c'hai anche la tosse. Bimbi, però siete scalzi, è freddo fuori. L'insicurezza di Sabrina porta i bambini a sottovalutare gli ordini della mamma. Nicolà, sei scalzo. I miei fiori. Miscia, ma se poi lo fa anche apposta. Fatti. Ma se lo prendi con queste botte ostili, fai male. Per certo ti ci tiro più forte. Sabrina si affaccia spesso e tutti i suoi richiami sono senza successo. Miscia! Miscia, gli fai male? È pomeriggio inoltrato, papà Maurizio torna dal lavoro. Buonasera. Buonasera, sono piacere. Lucia, piacere. Maurizio, bene, lei? Bene, benissimo, grazie. Tutto bene. Tutto bene. Io sono in osservazione, però. Va bene, lui allora... Adesso non parlo più. Va bene, va bene. E poi? Cosa fate oggi? Miscia ha avuto un rimprovero a scuola e Maurizio interviene subito a modo suo. Mamma mia. Come fa a capire? Ho capito, Miscia. Ma quando sono in scuola si fa subito, io lo so. C'è la fare lezione, lo sai? L'avevo già detto per il telefono oggi. Sì. Ti prima andare a letto, stasera prendi il libricino e fai lezione. Sì. Capito? Sì. E senza piangere. Sì. Questo modo di porsi di Maurizio, che è un'immediata critica nei confronti di un comportamento di cui non è stato nemmeno testimone, allontana Miscia da un ricongiungimento sereno col padre di cui invece ha tanto bisogno. Miscia, non è un consiglio. Maurizio, forse proprio perché non ha avuto modo di veder crescere il bambino da neonato a ragazzino, impone delle cose senza aver lasciato il tempo di fare un'esperienza per arrivare al comportamento corretto. Maurizio deve uscire per andare ad allenare la sua squadra di calcetto. Bimbi, è pronto? Bobo,
Bobo, basta. Sabrina e i bambini sono a tavola per la cena. Nicolà, che si è fatto numerosissimi spuntini, non ha fame. Mangia, Nicolà, per piacere. Tutte le sere bisogna stare 3 ore aspettati. L'ho scoperto ora. Mangia, Nicolà. Mangia. Anche se cambiano le lingue. Nicolà, mangia e 3. No, è la seconda. Per adesso sì, io dicevo. Nicolà, guarda, se non mangi la pasta non mangi nient'altro. Non venire fuori con yogurt e cose varie, gelato, non ti do nulla. Guarda, dai bagno. Io do bagno un attimo. Sì, va un attimo. Sabrina, che ha a che fare con i figli che hanno un vissuto di grande disagio, ha paura di non riuscire a dare a questi bambini tutto quello cui ogni figlio ha diritto. Quando la vediamo titubante a negare la benché minima cosa a questi bambini, è proprio dovuto a questo suo stato d'animo che vuole rendere a questi figli quello che non hanno mai avuto. È ora di andare a letto, ma i bambini non ne vogliono sapere. Bimbi, lavarsi i denti e andare a letto. Allora io conto fino a 3. 1, 2 e 3. Poi mi arrabbio, lo sapete come funziona? Sì, poi lo sai. Presa! Basta! No, basta! Mamma. Ho detto basta! Ho detto basta! Nicolà! Bimbi, no! Ora Nicolà, basta, ho detto. Bimbi, basta, basta. Sono 10:30, ora basta, eh? È dalle 9 che vi devo andare a letto. Anche il momento del riposo in questa famiglia non è una buona abitudine. Prosegue la mia osservazione. Ascolta un po', mamma. Si finisce 2 paginette di esercizi e poi dopo si va fuori? No. Dai. No. Lo vado a prendere io? Per Misha è arrivato il momento di fare i compiti. Mi preparo ad assistere a questa incombenza. Dai, tesoro. Dammi! No. Misha, dai, facciamo... No. Dai. Se fai bravo poi ti porto fuori, te lo prometto. I doveri personali non devono essere mai frutto di trattative e di polemiche. Solo 2 si va fuori, te lo prometto. Il bambino ottiene facilmente di non fare i compiti e di proseguire a giocare in giardino. L'impegno era che te facevi almeno 2 pagine di lezione. Ma io quando l'ho detto questa cosa? Lo dico io, non è che lo devi dire. Lo dite? Io dico di no. Allora io ora chiamo Bob e sento se mi dice, va? Sì, tanto so farlo. Eh? Tanto so farlo. L'accordo era che il tuo figliolo faceva 2 pagine di lezione e poi lo portavo fuori a Giacomo. Se la scuola, così è! Misha, vieni! Te lo passo? Perché oggi è un giorno da fare lezione. Misha ascolta la decisione del babbo e naturalmente non gli fa piacere. Il ricorrere di Sabrina all'autorità paterna sminuisce la sua stessa autorevolezza. Cavolo! Così è pericoloso. Perché se ne frega? Vieni che si fanno insieme. No, ascoltatelo! Devi sempre io a babbo per difenderti. Oh. Misha. Dai, Misha, no, no, Misha, se caschi di lì è pericoloso, eh. Perlomeno non vedo te. E chiami sempre babbo. Va bene, via, io vado. Quanto ti sei deciso?
Sabrina, rassegnata al fatto che Misha non faccia i compiti, prosegue nel suo lavoro e lascia che i bambini guardino la televisione. Ti faccio fare la fine di cuore! Non ti ho appena detto niente violenza! Il film che i bambini stanno guardando non è certamente adatto alla loro età. Infatti, subito dopo, i due si mettono ad imitare le scene di violenza che hanno visto. La televisione, i programmi televisivi sono tutte cose che non dovrebbero essere gestite da un bambino di 8 anni. Ed ecco che Maurizio rientra dal lavoro. Come siamo portato oggi? Facendo la lezione, ma poi tutto il resto bene. Ma perché mamma mi deve telefonare tutti i giorni per dirmi come ti siamo portato? Lei non sa fare altro, scusa. Ma devi smettere di mancare di rispetto a mamma. Non voglio tornare tutte le sere a casa e litigarti. Ma non ti si può spiegare tutti i giorni le stesse cose, Misha. Il rimprovero colpisce anche Sabrina e purtroppo, cosa gravissima, in presenza dei bambini. Te mi fai telefonare a continuazione e ha fatto di là. Poi arrivo a casa e tiene la mamma in punizione, non abbiamo fatto niente. La punizione era non andava a paese. Cosa c'è stato almeno 10 minuti a sedere da una parte. Passo sempre dal mostro, sto sempre io e l'oletico. Miss Sabrina, tutte le volte che torno a casa è questa storia qui. In questo modo Maurizio accentua la scarsa autorevolezza di Sabrina, facendo sì che i bambini se ne approfittino continuamente. Un tavoletto gli fa 4 pagine di lezione. E allora vai a fare la lezione. Misha finalmente fa i compiti. Maurizio lo affianca, ma solo per rimproverarlo. Avete sbagliato, quella è sbagliata di questi due. Non devi fare attenzione alla lezione, Misha, dai. Forza, correggi. Ti sembra normale che io ti debba ripetere la stessa cosa tutti i giorni da 2 anni? Di fronte a questi rimproveri continui, Misha si sente assolutamente inadeguato e incapace. Ma cosa hai fatto, scusa? Scusa, ma leggi per cosa c'è scritto. Ma perché non pensi a quello che fai? Anche oggi per i bambini è arrivata l'ora di andare a letto. Vediamo cosa succede quando c'è papà. A letto! A letto! Oh, ascolta. Stavo scherzando. Oh. Scusa. Non esagerare, Ok. Oh. Sì. Non esagerare, lo sai, Forza, bimbi, ora basta, E allora andare a letto, ora si va a letto e basta. Ti devi lavare i denti e andare a letto. Lo sai, quando è l'ora di andare a letto? Si va a letto. Quanti denti c'hai, Nicolà? 2000. Tanto la fine è sempre quella, voglio di temporeggiare. A letto devi andare a finire. Vieni. Buonanotte. Buonanotte. I bambini vanno a letto obbligatoriamente, in questo caso all'ora stabilita, ma non certo di buon umore. Ho detto di dormire. Basta, dormire. Dopo 2 giorni di osservazione, la situazione mi è chiara. È arrivato il momento di parlare con Sabrina e Maurizio. Ma io penso che il desiderio che voi avete avuto di adottare un bambino è identico a quello di avere un figlio. Ci sono però delle emozioni nel vissuto dei bambini, ma soprattutto di Misha, che voi dovete tenere presenti. Questi bambini hanno un'esperienza di vita negativa, per cui loro non sono mai andati bene dalla nascita. Hanno bisogno di sentirsi all'altezza. In questo voi dovete essere disponibili, dovete essere accoglienti e autorevoli. Si fa così e si deve fare così. E su queste 2 importanti funzioni ho notato qualche vostra difficoltà. Tu, Maurizio, come padre, privilegi la forza dell'autorevolezza, che ci deve essere perché sei tu che sai come si fa. Non è il bambino.
però manca la parte amorevole. Forza, bimbi, ora basta, eh? E allora andare a letto, ora si va a letto e basta. Ho detto basta, va bene? Non voglio tornare tutte le sere a casa dei gatti. Ma non si può spiegare tutti i giorni le stesse cose, Misha. Devi partire dalle cose che lui fa bene. Che fosse solo un sorriso quando vieni a casa, ma guarda che bel sorriso, ero così stanco. Io spesso arrivo nervoso a casa perché lei mi ha telefonato e mi ha detto che Misha ha combinato qualcosa. Passo sempre dal mostro, sono sempre io e l'oletico. Misha, Sabrina, tutte le volte che torno a casa è questa storia qui. La famiglia è come una squadra, o vincono tutti o perdono tutti. Senza dubbio, sì. Quindi il vostro lavoro è proprio quello di mettervi d'accordo per fare loro dei vincenti nella vita. Perché molto spesso chi ha un vissuto come loro si sente un perdente. Tu, Sabrina, privilegi la parte amorevole. Questa parte amorevole non deve mai essere condiscendenza assoluta a un capriccio o a un errore. Nicolà, guarda, se non mangi la pasta non mangi nient'altro. Non venire fuori con yogurt e cose varie. L'amore si manifesta anche nell'impedirti di sbagliare. Tu non riesci a imporre le cose giuste per loro. Nicolà, sei scalzo. Ma se lo prendi con queste botte ostili, fai male. Solo due si va fuori, te lo prometto. Perché c'è? Nel caso dei vostri figli, loro hanno un vissuto che va tenuto presente. Non tanto per concedere loro delle cose inutili che anzi potrebbero complicargli la vita, ma semplicemente proprio perché voi riusciate a fargli superare questa difficoltà. Io ne ho conosciute tantissime di coppie, proprio diciamo migliaia. Ci sono tantissime coppie che non hanno fatto coscientemente questa scelta, né ne hanno avuto la capacità e la forza. Voi sì. Ma proprio in questa vostra tenacia nel costruire famiglia, nel fare famiglia, questa tenacia vi deve dare adesso la forza di continuare sul percorso con sia autorevolezza, ma anche con amore. Su queste regole di autorevolezza e amore insieme io vi aiuterò e da domani si ricomincia a fare famiglia. Io non pensavo di essere così. Non pensavo. Sì, è assolutamente vero che cerco il rispetto per me, però magari poi se vado a vedere non è che ne porti proprio tantissimo ai bisogni dei miei figli. Sì. È arrivato il momento di dare delle regole a questa famiglia. Allora, io sono venuta qui da voi e sono stata a guardare cosa succedeva. E ho visto che certe regole non erano proprio belle, vero? E allora ne ho preparate un po'. Vediamo un po' la prima. Chi c'è qui intorno? La famiglia. Certo, la vostra famiglia. Si comunica con affetto e gentilezza, giusto? Sì. E poi c'è la seconda regola. Si ubbidisce perché mamma e papà sanno come si fa. La frase è giusta, il problema è metterla in pratica. Nicolà, lo sai tu che devi ubbidire? Eh sì, perché i bambini devono capire che il babbo e la mamma dicono delle cose per farli stare bene. Questa qui è una regola che vi sembrerà un po' strana. Leggi. Io ho bisogno di te. Cosa vuol dire? Che hai bisogno di babbo e mamma. E poi? Che babbo e mamma hanno bisogno di te. Proprio perché se mancasse qualcuno di voi, qui non ci sarebbe una bella famiglia come questa. La regola ho bisogno di te è sicuramente, secondo me, la più difficile in assoluto, perché è difficile dimostrare ai figli quanto tu hai veramente bisogno di loro. Adesso andiamo a attaccare le regole.
Corri, 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 corri! Corri, 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 corri! Qua, qua. Anche oggi per Misha è arrivato il momento di fare i compiti. Ah, no, leggo 90. Leggo 90, questo è stato bravo. Di notte in cielo brilla, no, cosa brilla? Le stelle. Bravissimo. Quando un genitore mette l'accento sui successi del bambino, incita il bambino a fare sempre meglio. La P qui e la I qui e poi la E. Va. E poi tutto il resto. Perfetto, perfetto, bravissimo. È difficile cambiare il modo di rapportarsi da un giorno all'altro con i miei figli, però obiettivamente funziona. Sabrina si è avvicinata a Misha per controllare il suo lavoro e Maurizio, che se ne deve andare, commette un grosso errore. Va più bene, non ti approfittare del babbo, va bene. Bacio. Allora, sta via a Mini. Frase sbagliatissima, non ti approfittare che il babbo va via, come se la figura materna è quella che crea i problemi. Tu devi dargli sicurezza, io non ci sono ma c'è mamma. Vabbè. Certo che se Maurizio dice queste cose poi è difficile farsi considerare da bambino. Infatti Misha decide di smettere di fare i compiti. Sì, va corretta la lezione, così si fa per bene, no? Vai, no! Dai, mamma. Ormai, via, dai, è l'ultima che ci siamo. Misha riprende con la mamma un'ennesima trattativa e del resto a questo è abituato. C'hai due paroline sole da correggere, Misha, ci vogliono poco, poco, poco. Sì, però stasera si esce. Ho detto che stasera poi si guarda. Allora, io ho detto stasera se si esce faccio il... Non è lui che deve fare una trattativa, sei tu che devi decidere. E se i compiti non li fa? Non gli interessa. Se i compiti non li fa, non fa più niente. È difficile però per me, conoscendo anche il suo passato, in determinate situazioni fare la dura. Però capisco che devo farlo per il suo bene. Che fa? Misha. No, te la... No, la sto guardando io. Misha. No. Ho detto no. Ho detto di no, Misha. Ho detto di no, no. Per Misha non è facile accettare questo nuovo modo autorevole di comunicazione della mamma. Misha, se vuoi stare fuori a giocare devi mettere le scarpe. Vieni qua. Sai quello che devo fare. Non lo fa, basta. Va bene. Misha, per uscire fuori ti devi mettere le scarpe. Misha, guarda mamma quando no, parlo. No, sono stanca. Io però mi stanca questa cosa. Sarà una cosa durissima. E tu devi però, una cosa per volta, andare fino in fondo, perché adesso sta avendo questo scontro con te, ma sta capendo che tu vai fino in fondo. Mamma! Quando ti sei messo le scarpe io ti ascolto. Misha, rendendosi conto dell'autorevolezza delle parole della mamma, comincia a modo suo ad obbedire. Allora adesso tu puoi andare fuori e dirgli, bravo, ho visto che hai capito che a quest'ora è necessario mettere le scarpe e le hai messe. Bravo, amore! Che ti sei messo le scarpe? Io c'è da dire una cosa. Sei bravissimo. Poi ho riguardato sul quaderno. Ti rendi conto che se ti impegni, alla fine poi riesci ad ottenere quello che ti vuoi. Questa? Sì. La pentola. Ah, oh, la pentola con quel... Ehi. Con tutte. Non tirare a indovinare. Pentola. Hai visto? Piccoli passi e grandi risultati. Hai visto come sei stato bravo? Sì.
In casa del giudice è arrivata per i bambini l'ora di andare a letto e decido di instaurare una buona abitudine. Ora papà vi legge una favola, va bene? Sì. Ho scelto Biancaneve e i sette nani. Un giorno d'inverno abbiamo messo a letto i bambini con Maurizio che leggeva, io che suonavo, e loro erano molto rilassati e erano anche contenti di quella situazione che si era creata fra noi quattro. Ma quando Biancaneve lo vide tirar fuori il coltello, lo supplicò: «Oh mio buon cacciatore, lasciami andare e non sentirai più parlare di me». Il cacciatore si intenerì e lasciò andare la piccola. Sulla via del ritorno sgozzò un cinghialetto. I bambini sono impegnati sul divano con un gioco elettronico e Maurizio non è d'accordo. Come mai il gioco? A chi l'avete chiesto? Allora se non l'avete chiesto a nessuno... No, come no? Amore, sono le ultime giornate di sole, andate fuori e giocate fuori. Tra poco dovremo stare alla televisione perché non avremo altro da fare. Quindi andate in giardino a giocare. Ma non c'è cosa fuori. E allora state sul divano. Attenzione. No, vale la stessa cosa, mi perché non è la televisione. La televisione non si accende. Scusa, tu non devi giustificare. Se no instauri una polemica e naturalmente l'escamotage migliore è sempre offrire delle alternative. Gonfia la bicicletta. Come si gonfia la bicicletta? Ti insegno così poi quando la devi gonfiare da solo. Gli ho dato questa alternativa che magari era un tentativo di applicare la regola della tata. Ho bisogno di te. L'ho portato fuori con me a sistemare tutte le biciclette. Si vedeva che lui era contento di condividere questa cosa con il suo padre. Vai, basta così. Maurizio sta cominciando a capire che deve essere sì autorevole, ma anche amorevole, soprattutto col suo figlio più grande. E quindi, proprio per questo, decido di mettere lui alla prova. Il tuo problema principale è che tu consideri il rapporto con tuo figlio Misha come un rapporto di forza e per questo ho deciso di metterti alla prova. Ho organizzato una caccia al tesoro padre-figlio a cui parteciperete in diverse coppie. Adesso non ti resta che prendere Misha e trovarti al punto di partenza di tutti in piazzetta. Non credo di avere alternativa. Assolutamente no, siamo qui per lavorare. Trovate la soluzione ai seguenti enigmi, se bravi sarete, al tesoro presto arriverete. Quello acuto è inferiore ai 90 gradi, questo è un po' difficile, eh? Fallo te. No, è fatto così, questo sì. Un angle. Bravissimo. Angolo ci scrivo. Caratteristica frazione di Monteverde Marittimo, dove c'è la sagra del tortello. E la sagra del tortello è giù, quindi... No, quella non è quella del tortello, giù fa una pappardella, quella del tortello. Quella del canneto. Canneto, bravissimo. Dai, scrivi canneto. Qui. Buca delle lettere. Alle poste. Alle poste, andiamo, corri. Cercate i suoi oggetti. I seguenti oggetti. Portateli da Rosanna, con lei, e fa bella la vostra mamma. A gonfia micro fatti dare. Devo andare in casa. Via. Babbo, se ti dai, manca solo il fiammifero, poi bisogna fare la foto col cane, bisogna trovare un cane. Se si sapeva si portava. Eccolo il cane! Guaglia rossa, una molletta, un fiammifero e te poi vedi anche la foto del bimbo. Fatta ora. Vai. Grazie. Rosanna.
9. 16 meno 7, 9, bravo. 16 meno 7 fa 9. 10 per 3, 30. 30, meno 3? 27, fa bravissimo, 27. Bravissimo, bravissimo. Nella bottega dove si fa la spesa, se la risposta sarà giusta, lì troverete una nuova busta. Vai, 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 vai. Allora, vediamo. Bravissimo, ecco a te allora. Grazie. Collegate le azioni appropriate alle parole qui sotto elencate. Corri al sindaco, corri al sindaco, bisogna andare dal sindaco, dai. Corri, 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 corri. E lo so, via. Siamo brune e piccoline. Andiamo sempre intorno, lavorando tutto il giorno per riempire i magazzini di becchicchi e granellini. Presto, presto, la soluzione dovete dare e correre dove mamma e papà vi portano a giocare. Cosa sono? Le formiche. Bravissimo. Babbo, io non so, mamma, dov'è che mi porta? Dove ti porta giù? Oh, ancora il tesoro! Madonna, quanto tesoro! Allora. Questo qui è il mio tesoro. Leggi. Allora, hai vinto il tesoro. Bravi, ma il vero tesoro... Di babbo, sei solo tu. Facciamo un abbraccio a babbo. Farà una fortuna. Un bacio a babbo. Un bacio. Ti vuole bene, babbo, amore. Io penso di poterti dare il primo 10 che abbia mai dato, perché tu l'hai visto, tuo figlio ha cambiato faccia, ha veramente cambiato faccia. Oggi era veramente apertissimo e solare e chiedeva il tuo aiuto e tu glielo davi senza criticare. Quindi questo 10 prendilo come un'apertura enorme di felicità con lui. È un 10 che è tutto un programma. Nicolà, come gli è sempre stato permesso di fare, apre la dispensa per prendersi dei biscotti. E non passa nemmeno mezz'ora che Nicolà si serve di nuovo da solo. Sabrina decide di intervenire. Te hai fatto colazione? Ora fino a che non si mangia, basta. Hai già mangiato? Ha mangiato? Sì, ha fatto colazione. Prima con tutti i cereali dentro. Come? Sabrina ha deciso di non permettere a Nicolà di bere una bevanda zuccherata e il bambino si ribella. Questa è l'occasione per aiutarla a gestire un capriccio. Non polemizzare, basta, gliele togli. Non si beve, non si beve, basta. Sei che si prende l'acqua. Ehi. No, non è quella, non è quella. Ho detto no. Non voglio. Capriccio, ignoralo completamente, non guardarlo neanche, stai a fare altro. È stata dura, anche perché sono abituata e dopo un po' che piange io lo prendo un collo, gli do baci, lo abbraccio, molto probabilmente nel modo sbagliato perché poi il risultato l'ho ottenuto con la calma che mi aveva consigliato la Tata. Visto che serve per il suo bene, non saranno sicuramente 10 minuti di capricci a farmi cedere. Tira piano, perché mi fai male. Misha e Nicolà stanno giocando a pallone con mamma Sabrina, ma il bel gioco dura poco. Misha,
quando lanci devi stare attenta alle persone, perché manca poco mi prendevi nel capo e mi facevi male. La prossima volta che succede ti prendo il pallone e non giochi più tutto il giorno. Per me va bene. Vieni, allora dammi il pallone. Ok. Miscia, ho detto dammi il pallone. No, no, me lo dai a me. Tanto ce ne sorti. Non mi interessa. Miscia, niente pallone. Ma perché? Te giochi nel modo sbagliato. Tutte le volte miri le persone. Ma capo mi prendevi e mi facevi male. Te puoi giocare col pallone, basta che tu non giochi con Miscia. Sì. No, allora mi dai il pallone se giochi con Miscia. Oh. No, gioco con Miscia. No, dai, dai, tanto ce l'abbiamo oggi. Adesso ritiri tutti i palloni. Dammi il pallone. Vai, vado a prendere. Ti hai visto quando andare tanto a prendere pallone. Mi sei qua. No, bravo, complimenti. Ora prendi e lo va a prendere. Tutto sarà qui, non l'hanno ancora bisogno. Sabrina ha avuto in questa occasione un comportamento fermo e sereno contemporaneamente. È faticoso. Applicare delle regole e farle rispettare è faticoso. Faticoso tanto. La settimana sta per finire. Ho in mente qualcosa per dare un ultimo importante suggerimento a questa famiglia. Avete l'aria un po' stufa di me, è vero? Sì. Ma io me ne sto quasi andando, non ti preoccupare. Vi propongo di andare a fare una bella gita. Però stai attento, io ti ho lasciato una regola dove c'è scritto io ho bisogno di te. E allora voi dovete pensare a cosa volete portare che faccia piacere a un'altra persona della famiglia. Il pallone. Un libro per mamma. Asciugamano. E il babbo cosa porta? Io porto me stesso, perché al mare allora non ci vado mai. Allora, adesso andate a preparare quello che avete deciso di portare. Yeah. E finalmente la famiglia del giudice si prepara a vivere qualche ora insieme, divertendosi e rilassandosi. Sabrina vedo che si impegna tantissimo in questa nuova avventura e ha cambiato la luce dei suoi occhi. I bambini li vedo più tranquilli e più sereni, perché sicuramente anche noi siamo diversi. Mamma e papà, i vostri figli non vogliono mangiare le verdure? Proponete dei piatti colorati e stuzzicanti. Ricordate che i bambini mangiano anche con gli occhi. Papà, quando raccontate la favola ai vostri bimbi, fate attenzione alle loro reazioni. Se vi accorgete che in qualche momento hanno paura, capite cosa li turba e affrontate insieme la situazione. Spendere del tempo di qualità insieme ai bambini è veramente indispensabile. Imparate a segnare questi appuntamenti sulla vostra agenda, perché sono assolutamente irrinunciabili.